Il corpo di una donna deve essere impeccabile, sia esteticamente che nel suo funzionamento. Questo è quello che la società e la storia ci hanno insegnato finora. Tutto ciò che riguarda la possibilità di uscire da un confine così rigidamente costruito non viene contemplato. Non siamo pronte alla sofferenza, alla mancanza, alla malattia. Il cambiamento drastico della condizione di corpi giovani porta a una ristrutturazione della narrazione verso se stesse e nella relazione con gli altri. La sessualità compromessa non è mai argomento di discussione. Il punto di vista femminile mi appartiene e l'indagine del progetto nasce chiaramente da una prospettiva definita dall'essere donna. C'è una memoria in noi piena di storie, di rinunce e negazioni incredibile, ancora oggi. Questo, credo, incida profondamente nella crescita anche in condizioni che non presentano alcuna criticità. Porta a sentirsi immediatamente vicine, seppure in situazioni diverse, maggiormente attente e dedite all'ascolto. Più ci penso e più mi accorgo che moltissime azioni sono create in funzione dello sguardo dell'uomo. La difficoltà nasce dal sentirsi fuori luogo, perché la cornice di riferimento è orientata verso aspettative ben precise. Il motivo per cui traduco in immagine ciò su cui mi trovo a riflettere è proprio per poterlo esprimere attraverso canali che non siano direttamente o esclusivamente verbali. La fragilità fa parte di ogni persona, in maniera diversa. È qualcosa che si delinea sempre di più se teniamo conto di una società perfezionista. Altrimenti, per quanto mi riguarda, questo termine indica le particolarità di ognuno, senza accezione qualitativa. Etichettare qualcosa o qualcuno ci aiuta a mantenere le distanze. Parlo della fragilità umana per renderla più trasparente e sentirci più affini alle storie degli altri. L'identità per me è qualcosa di molto fluido, rappresenta l'aderenza a se stessi nel tempo. Ci evolviamo continuamente e scopriamo nuove parti di noi, potenzialmente ogni secondo, ma c'è qualcosa che ci accompagna in modo costante. Vedo l'identità come la stratificazione di ogni personale sfumatura. In essa ci riconosciamo, teniamo presente chi siamo e perché ogni giorno scegliamo di essere in un certo modo. È il risultato di ciò che abbiamo vissuto. E allo stesso tempo funziona come una bussola e ci supporta per ogni cosa che sceglieremo di sperimentare.